l'intenzione. Ecco, l'unica cosa che preme chiarire è che staremo attenti, controlleremo quando il testo ritornerà alle Camere per una valutazione dell'operato del Governo, e annuncio fin da ora, prego il Ministro di valutarne la bontà, un ordine del giorno che invita il Governo, nell'applicare questo emendamento, di tenere uno sguardo più propenso verso le piccole e medie imprese rispetto alle esigenze organizzative, quindi di utilizzare questa delega in maniera più ampia possibile. Grazie Presidente. La ringrazio onorevole Fraccaro. Ha chiesto di intervenire onorevole Matarrese. Per ribadire la posizione già assunta dal nostro gruppo su questa problematica, che deve precedere per il pagamento diretto del subappaltatore un accertamento di inadempimento da parte della stazione appaltante. Dico questo perché per legge questa norma interviene in un contratto privato, quindi nel diritto privato che regola il rapporto tra appaltatore e subappaltatore, e quindi non può essere stabilito a priori la libera possibilità per un soggetto vincolato di un contratto d'appalto, qual è il subappaltatore, di poter scavalcare il suo contraente e arrivare ad avere il pagamento diretto dal committente, soprattutto nei casi in cui il subappaltatore sia anche oggetto di inadempimento verso l'appaltatore stesso, che nella fattispecie in cui non viene considerata questa eventualità, che è possibile e che è normale, si verrebbe ad arrivare a un paradosso che l'inadempimento del subappaltatore verrebbe pagato dall'appaltatore e non potrebbe essere l'appaltatore tutelato nella difesa dei propri diritti, che sono anche i diritti del committente a vedere tutelata l'esecuzione dell'opera ad perfetta regola d'arte e secondo le regole del contratto. Il paradosso ulteriore è che in questo emendamento si vuole anche abilitare le regioni a statuto speciale, le province a statuto speciale, ad elaborare ulteriori formule per consentire il pagamento diretto. Il pagamento diretto è sacrosanto e dovuto nel caso in cui l'appaltatore è inadempiente. È deleterio ed estremamente complicato per l'amministrazione appaltante gestirlo nei casi in cui l'inadempimento è sul subappaltatore. Così come tutte le clausole contrattuali di responsabilità solidale che sono in capo all'appaltatore, nel caso in cui l'amministrazione committente proceda al pagamento diretto, verrebbero ad essere in capo all'amministrazione appaltante, quindi all'ente committente. Noi di fatto spogliamo l'interlocutore del committente, che è l'appaltatore, da quegli adempimenti verso il subappaltatore, li portiamo tutti in capo alla pubblica amministrazione a danno della stessa. E quale vantaggio può avere una pubblica amministrazione a vedere spogliato il proprio interlocutore della sua capacità di gestire i fattori produttivi? È estremamente deleterio per le pubbliche amministrazioni. Quindi noi confermiamo il nostro voto contrario a questa liberalizzazione del pagamento diretto verso il subappaltatore, se non preceduto da una verifica, un accertamento motivato da parte del committente dell'inadempimento che mette in grave pregiudizio l'interesse pubblico, che è l'esecuzione dell'opera a regola d'arte. E vi invito a riflettere sull'opportunità che queste regole del contratto di appalto e del diritto privato che regolano il contratto d'appalto siano stringenti nell'interesse non dell'appaltatore, non del danno del subappaltatore, ma nell'interesse dell'opera pubblica e dell'interesse pubblico, che è quello che l'opera venga realizzata nei tempi consentiti. Quindi difendere il diritto di subappaltatore nell'ambito dei diritti del contratto privato nell'interesse della pubblica amministrazione. Quindi noi siamo costretti, in base a queste oggettive regole di contratto e di diritto privato, a dover votare contro questo emendamento. Grazie. Grazie onorevole Grimoldi. Grazie Presidente, solo per aggiungere la nostra firma. Pensiamo che ha già spiegato molto bene l'onorevole Fraccaro il contenuto di questo emendamento riformulato, e per sottolineare che i subappaltatori, riguardando in modo esclusivo le piccole o piccolissime aziende, sono la colonna portante della nostra economia, e quindi non possiamo che essere assolutamente a favore. Onorevole Ottobre. Grazie Presidente, solo per dare a Cesare quel che è di Cesare, questo emendamento troverà il nostro voto favorevole con minoranze linguistiche, l'onorevole Fraccaro. Grazie. La ringrazio, lo poniamo in votazione come da riformulazione col parere favorevole di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Petrenga, Borghese, Greco,
Nizzi, Basilio, Matarrello.